Un primo passo concreto per una cinquantina di ex lavoratori dello stabilimento ex Miroglio di Ginosa è stato fatto. Per loro, al termine del processo di riconversione industriale che dovrebbe durare 15 mesi, si riapriranno le porte della fabbrica. In attesa dell'effettivo reintegro verranno attivate presso il Ministero del Lavoro le procedure per la cassa integrazione. L'azienda logistica si impegna a venire al Ministero del Lavoro per verificare la possibilità che si possa realizzare un'assunzione complessiva e contemporanea di tutti i 50 dipendenti. È una risoluzione solo parziale, perché il nostro obiettivo è sempre la ricollocazione di tutte 181 ex lavoratori Miroglio. La concertazione messa in campo, parti sociali, istituzioni e anche l'azienda porta a casa un risultato migliore di quello che avevamo già ottenuto in termini numerici, ma soprattutto la cosa principale è questo percorso di accompagnamento di tutta la procedura che deve a tutti i costi portare a casa il risultato che tutti i lavoratori non devono ad aprile fermarsi. Per gli altri lavoratori invece si dovrà tentare la strada della mobilità in deroga, diverso il discorso per lo stabilimento di Castellaneta. Mi aspettavo oggi che venissero presentati qui al Ministero dello Sviluppo Economico progetti anche per Castellaneta e per quella parte dello stabilimento di Ginosa che non riguarda il progetto Logistic e Trade. Noi speriamo che se ci sono dei progetti, perché pensiamo che ci siano, che vengano portati nei tavoli istituzionali, ossia nel tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico e nel tavolo della Regione Puglia.